A San Benedetto Loredana Emili e Sergio Pezzuoli, consiglieri comunali del Partito Democratico, hanno abbandonato il gruppo consigliare per andare nel gruppo misto, una decisione che naturalmente desta un po' di scalpore nel mondo politico. Abbiamo chiesto un'opinione di questa divisione tra le componenti del Partito Democratico a Pietro Colonnella, persona sicuramente esperta della politica sanbenedettese. Ritengo che c'è una discussione molto forte che lei chiama divisione, indubbiamente c'è una discussione forte, vivace, può essere anche una discussione che può portare, potrebbe portare o a divisioni, a spaccature più profonde, oppure, come io credo, anche a nuove sintesi fra qualche mese tra le diverse componenti, le diverse espressioni, le diverse sensibilità. Diciamo, è una problematica aperta. Da una parte ci può essere un'accentuazione della spaccatura, oppure anche una nuova sintesi partendo da sensibilità diverse verso una prospettiva comune. D'altronde, se la spaccatura rimane, c'è il rischio che il centrosinistra, poi il territorio piceno, conta sempre meno e sempre poco rispetto ad altre province delle Marche, che sono meglio organizzate, che sono più coese, e noi invece siamo la parte più sofferente della regione Marche, dove c'è una disoccupazione doppia rispetto alla media regionale. Per conquistare uno spazio, delle risorse, delle progettualità, è obbligatorio trovare dei punti di sintesi. Se questo non avviene, c'è il rischio di una nostra progressiva marginalizzazione, ed è, io penso che la classe dirigente di questo territorio abbia, come dire, l'esperienza e la consapevolezza che di trovare necessariamente nuove sintesi comuni.